Vorrei presentarvi il Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Gesù Cristo vi ama. Vi porto la buona notizia. Dio ha tanto amato il mondo, ci ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Gesù Cristo non perisca, ma abbia la vita in abbondanza. Gesù Cristo è il figlio di Dio. Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati. Qualcuno mi può chiamare un buffone, qualcuno mi può chiamare un deficiente, qualcuno mi può chiamare un tizzo, ok? Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati a coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i puri di cuori, perché essi vedranno Dio. Questa generazione ha girato la spalla a Dio, non vuole conoscere chi è Dio. Vogliono vivere la loro vita a piacere solo la carne. Vogliono fare quello che pensano bene da fare. Vogliono festeggiare, vogliono peccare. Però Dio ci ha sempre amati. Come siamo? Il Signore ci ha sempre amati. Cercate il Signore nei vostri cuori. Cercate il Signore nei vostri cuori, aprite i vostri cuori, amici, perché Dio è reale. Tu puoi creare una relazione con Dio. Non si è mai tardi. Gesù Cristo lo puoi conoscere. Non vi presento una religione, vi presento un Dio di amore, vi presento il Dio che ha creato il mondo intero. È lo Spirito Santo. Dio esiste. Dio è amore. Lo puoi bestemmiare. Lo puoi insultare. Perché non hai rispetto verso Dio. Non hai rispetto verso Dio. Dio ti ha creato. Ma tu lo sai, senza quell'alito di vita non puoi vivere in questo mondo. Tu lo sai. Lo sai che un giorno morirai e che tu renderai conto della tua vita davanti al Signore un giorno. Dove andrai dopo la morte? Dove andrai dopo la morte? Lo sai che morirai un giorno, non può essere domani. E non sei sicuro, non sei certo. E quando sarà il tuo ultimo momento in questo mondo? Non essere orgoglioso, hai delle debolezze, non sei perfetto, lo sai. Basta cercare un Dio che ti può cambiare la vita. Ma uno mi dice, io sto bene, non c'è niente da cambiare nella mia vita. C'è qualcosa da cambiare nella tua vita, amico? Gesù disse, non amate il mondo, né le cose che sono in questo mondo. Non bisogna amare il mondo, bisogna amare Dio. Un ateo non crede nell'esistenza di Dio. Un agnostico non è certo che se ci sia un Dio o no. E voglio dirvi, il Dio della Bibbia è vero. Il Dio della Bibbia è amore. Il Dio della Bibbia perdona i peccati. Il Dio della Bibbia è il consolatore, può consolare il tuo cuore. Ti può aiutare. Sei depresso, non hai pace, ti puoi uscire con dei sorrisi un po' belli fuori, però dentro stai morendo nel tuo cuore e tu lo sai che hai tanto bisogno di Dio. L'unico che ti può consolare
è Dio. Nessun uomo ti può aiutare. Non confidarti nell'uomo, amico mio. Gesù Cristo è la nostra verità. Gesù Cristo è morto sulla croce. Alleluia, gloria a Dio. Gesù Cristo può perdonare i tuoi peccati, perché l'unico uomo che Dio ha mandato è stato Gesù Cristo, che è l'unico che ti può perdonare i tuoi peccati. Sarai salvato se tu credi, accettilo nella tua vita e tu sarai salvato. Questa è la verità, amici. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte altre cose vi saranno sopraggiunte. Dio è amore, Dio è la nostra pace. Alleluia. In piazza. Ok, ha detto che devo abbassarmi la voce solo perché sto predicando Gesù, oppure sto facendo una cosa che non va? Ah, per i disturbi. Ah, lei è un cattolico. Gesù ti ama. Gesù ti ama. Solo su di Gesù, un po' più piano. Ha detto solo su di Gesù, un po' piano. Hai visto il mondo come siamo voltati indietro? Se io dico Gesù, ho violato una legge. Il Signore ha detto solo su Gesù, un po' piano. Perché? Perché solo su Gesù devo parlare piano? C'è potenza nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Perché è la verità. Ve lo presento. Gesù Cristo è la verità.